serata obbligatoria. Porta bene, questa è fermata obbligatoria. Bentrovati, fermata obbligatoria 2.0, nuova puntata, nuovo ospite. E infatti diamo il benvenuto all'attore e regista Daniele Pettinato. Grazie. Ma prima di passare la parola a Daniele, salutiamo a Molly Narciso. Ok, io vi do ovviamente il bentrovati, salutiamo ovviamente, facciamo anche i complimenti ad Alessia Giardina che ha deciso da oggi di insomma, presentare i nostri ospiti. Devo dire insomma che si la cava più che bene, insomma, ha deciso di cambiare mestiere. Allora, oggi è una giornata particolare, mi avete visto insomma sono con questa tonalità, questo abito, proprio perché siamo nella settimana in cui proprio a ridosso, insomma, siamo vicini alla data del 25 novembre ed è la data in cui noi cerchiamo in qualche modo di dare un contributo cercando di toccare argomenti che riguardano appunto la violenza contro le donne, quindi contro il femminicidio. E proprio per questo abbiamo voluto in studio, vero Alessia, Daniele Pettinato, lui è di Caltagirone, intanto ben trovato, parlaci un po' di te, insomma di quella è la tua formazione. Allora, la mia formazione, come appunto ha detto lei, è sulla recitazione, sulla regia. Nasce fin da piccolo, sai, il sogno del cassetto, di fare l'attore. E negli ultimi anni sono arrivati i primi riscontri, collaborazioni, corsi di recitazione e dizione. Fin quando poi sono arrivate anche le prime attrezzature per poter realizzare i miei prodotti, perché se tu stai ad aspettare magari che registi di grosse produzioni ti tengono in considerazione, almeno tu già inizi un tuo percorso, fai qualcosa. Perché si è appena collegato, perché sta conoscendo Daniele Pettinato insomma in questo momento, presentato in formato obbligatoria, c'è chi già lo conosce, comunque ovviamente lui si occupa di realizzare, quindi si occupa della regia, realizzazione di cortometraggi che riguardano spesso il sociale, ma ci arriveremo dopo perché andremo anche a vedere qualche frame, andremo a vedere appunto proprio nell'intermezzo con formato obbligatorio, andremo a vedere qualche cortometraggio che lo riguarda personalmente. Ma la domanda che ti volevo fare, insomma, prima di arrivare a tutto questo, ovviamente hai scoperto quando, insomma, di avere questa passione per la recitazione, per la regia, insomma, come nasce tutto questo? Penso grazie ai film, alla televisione, perché è una sottoforma di, anzi, senza sottoforma è proprio un'espressione, un comunicare, un mandare un messaggio attraverso un'arte. Quindi c'è chi parla, scrive, e io mi sono sempre sentito vivo con quest'arte. Cosa si fa? Cioè si va dietro uno specchio? Come funziona? No? Cioè, perché è molto curiosa questa cosa? Ah, si dice... poi, il vostro è un mondo anche difficile, perché voi siete molto riservati da questo punto di vista, mi permetto di sottolinearlo, pertanto insomma rubarvi la ricetta segreta non è facile. Come nasce tutto questo nella tua realtà? Ah, diciamo che io infatti sono, come hai detto tu, molto riservato. Addirittura cioè, tu dovresti provare, riprovare a casa ad alto volume, ma magari ti vergogni dei tuoi genitori, dicono ma che sta facendo. Quindi sono molto riservato almeno per quanto riguarda le prove. Quindi la cosa è provare e riprovare. La cosa dello specchio sì, si dice, ma non la quindi ragazzi lo facciamo soltanto noi donne quando siamo ragazzine, insomma ci mettiamo davanti allo specchio con la spazzola. Alessia dice sì, perché anche tu mi sa che hai giocato davanti allo specchio. Sì, molto vanitoso. te lo puoi permettere. Va bene, allora noi ci fermiamo un attimo, andiamo a vedere qualche frame e poi ritorniamo sempre in compagnia di Daniele Pettinato e ovviamente Alessia Giardina. A tra poco.
Sono venuto qui per l'annuncio. Posso accomodarmi? Come preferisci. Michele, hai esperienza? No. Ti avrei portato a fare il curriculum? Cerco persone con esperienza. Ma secondo lei io nasco con l'esperienza? Io non posso farci niente. Wow, complimenti. Questo è come valorizziamo i giovani. Buongiorno. Prego, prego, si accomodi. Grazie. Piacere, Mario. Silvia. È qui per l'annuncio? Sì. Ha portato il curriculum? No, in realtà no. Vabbè, non è un problema. Esperienze per questo lavoro? No, completamente. Ok, facciamo così. Io le offro un periodo di prova e poi vediamo come si mettono le cose. Ok. Guardi, non so se ringraziarla o disprezzarla. Mi scusi? Michele. Michele, il ragazzo che era qui poco fa. È mio fratello. Perché non ha offerto un periodo di prova anche a lui? Si vergogni. Quindi, com'è andata? Male. Ma stai tranquillo, fratellino. Dai, adesso andiamo da un'altra parte. Vedrai che prima o poi lo troviamo un lavoro, no? Giusto. Abbiamo appena visto un cortometraggio dal titolo di Immagine compromessa. Ad approfondire questo cortometraggio è appunto Daniele. Sì, Immagine compromessa tratta la tematica di sull'impossibilità di trovare lavoro a giorno d'oggi. Ci sono due soggetti, ovvero un soggetto maschile e uno femminile, dove come avete visto il maschio ha più problemi a trovare un lavoro rispetto a una femmina, mi riferisco a lavori comuni, perché il titolare possibilmente, se si ritrova una bella ragazza davanti, la prende pur di avere un secondo fine. Purtroppo c'è anche questa realtà. Cioè, ovviamente non è tutta la realtà così, però diciamo ci sono i casi in cui in realtà avviene anche questo, perché se no insomma diventa pericolosa la cosa, preoccupante. Però ho avuto a sottolineare che esistono queste realtà, che è vero, insomma esistono anche queste. Sì, sì, è stato proprio sottolineare questo aspetto qua. Poi ovviamente, come hai detto tu, è una percentuale. Però esiste, esiste. Però esiste. Era solo mandare un messaggio, una tematica di attualità. Bene, ma tu hai scelto questa tematica perché magari stando con i tuoi coetanei, tra i giovani, ascoltando i giovani, insomma, hai capito che effettivamente c'è anche questo problema, cioè che hai avuto modo di ascoltarlo anche attraverso l'esperienza personale di qualcuno, oppure effettivamente l'hai notato, l'hai percepito, l'hai voluto mettere in discussione? No, no, proprio l'ho sentito da delle ragazze che proprio subivano questa cosa qua, per quanto riguarda questa situazione. Poi La tematica principale era quella di non trovare lavoro. Comunque io confermo, nel senso, insomma, adesso ho voluto chiaramente lanciare una freccia a favore, insomma, dei datori di lavoro che sono serie, delle aziende che sono serie, perché esistono. Però è vero che in mezzo a tutto questo, nella diversità della serietà delle persone, ci sono anche queste realtà dove anche noi donne ci è capitato, insomma, di ritrovarci, quindi magari a dover magari rinunciare perché effettivamente le aspettative non erano legate al lavoro, ma c'era ben altro. Quindi
là si fa un passo indietro. Di fatto, bene, mi è piaciuta questa cosa che hai voluto sottolinearla. Molte volte noi donne, forse perché in qualche modo ne abbiamo anche un po' paura, ci turba, insomma, evitiamo di parlarne, però in realtà questa hai fatto bene, hai toccato una tematica, è un problema che secondo me non va sottovalutato. E parlando di tematiche che riguardano il sociale, che vanno a sottolineare, tu sei qua molto brava in questo, ti sei occupato di curare un altro video che tra l'altro a noi ci preme presentare proprio in occasione di questa puntata, perché riguarda proprio la violenza sulle donne. Sì, è un altro cortometraggio dal titolo Non toccarmi. Ci tengo a ringraziare Tamara Crescimone che si è prestata a questo progetto, progetto che è stato scritto in 2 giorni e realizzato in 2 giorni. Mamma mia, che velocità, allora. Complimenti. Che altro, non avevamo molto tempo a disposizione, ma volevamo mandare questo messaggio che purtroppo ci tocca da anni, ci continua a toccare. Non abbiamo molto curato sceneggiatura o location, ci volevamo proprio concentrare sul mandare il messaggio, quello era il nostro intento. Bene, a questo punto lo andiamo a vedere e poi ritorniamo qui per il work in progress. A tra poco. Thank you.
Visto che siamo arrivati in questo momento, hai dei progetti futuri? Uno imminente. In questi giorni gireremo un altro cortometraggio, toccheremo un'altra tematica, che è quella delle morti dovute all'alcol. Ti ha influenzato un po' anche quello che è successo, cioè che ha toccato particolarmente Caltagirone? Cioè. Mi ha influenzato troppo, anche perché conoscevo una ragazza, quindi come negli altri progetti ho deciso di mandare un mio messaggio, che magari può essere scontato, o non ascoltato, sono cose che sì, lo sappiamo che io se guido non devo bere, però poi nessuno magari non conosce il proprio limite, però ci tengo comunque sia a farlo. Questo è uno. Poi ci sono progetti un po' più grandi, se ne parlerà sicuramente il prossimo anno, dove ci sarà il cast interamente catanese. E saranno progetti presentati poi a festival. Insomma, noi là ti vogliamo vedere, assolutamente faremo il tifo per te. Anche io. Sarà sicuramente per noi una bella soddisfazione e soprattutto per la città, insomma, di Caltagirone, un altro pezzo d'orgoglio, insomma, che sicuramente si aggiunge ad altri che l'hanno ben rappresentata. Alessia, allora, sì, vorremmo chiedere qualcos'altro. Sì, certo, per conoscerti di più, dove possiamo trovarti, in qualche sito, non so. Sì, ho un canale di YouTube, Daniele Pettinato. Semplicissimo. Ok, sempre così, ok. Molto semplice, dove metto tutti i miei lavori, cortometraggi, monologhi, un po' di tutto. Quindi è che il tuo prossimo Work in Progress si potrà attuare lì, perché ancora ci ha annunciato, insomma, che è in corso, però non abbiamo ancora una data definitiva, quindi chi volesse condividere questo cortometraggio, che uscirà a breve, potete farlo andando a cercare Daniele su YouTube. Esatto. Esatto. E un'altra domanda te la voglio fare io prima di concludere, visto che questa è una settimana importante, ma lo è chiaramente, questa settimana l'abbiamo voluta sottolineare, ma in realtà insomma ogni giorno è un giorno importante per parlare del sociale, per sensibilizzare chiaramente non solo i web spettatori, ma alle persone che stanno accanto a noi, e più se ne parla e forse più affrontiamo meglio il problema, cerchiamo di trovare insieme delle soluzioni. Però visto che siamo nella settimana in cui stiamo cercando di approfondire l'argomento che riguarda il femminicidio, spendiamo due parole a favore, diamo un consiglio a chi ci segue da casa. Sì, come anche si può ben vedere dal cortometraggio, il mio consiglio è quello di denunciare o quantomeno chiedere aiuto a qualsiasi persona. Perché sì, magari giustamente con lo spavento una si chiude in se stessa, però cioè, quello da fare è quello, denunciare. Quindi il mio consiglio è quello. Non è facile, poi da maschio magari non è la stessa cosa, però mi unisco alla causa. Quindi oltre questo non mi viene da aggiungere niente, perché penso sia questa la parola perfetta. Insomma, chiedete aiuto, ma a parte questo mi permetto di aggiungerlo, io cerco di sottolinearlo, tu da uomo, io da donna, anche dall'altra parte questo riguarda anche l'uomo che magari affronta questo tipo di difficoltà, che non riesce a utilizzare la parola, quindi comunica con gesti scorretti, sbagliati, a volte si arriva anche a toccare il dramma, ma prima di arrivare a tutto questo provate chiaramente a chiedere aiuto, cioè lo stesso vale anche per voi. A questo punto salutiamo Daniele Pettinato, grazie di essere stato con noi, ovviamente ciao Alessia. È stato un piacere anche per me, grazie per i tuoi consigli che servono a molte donne, che ultimamente non si parla d'altro che di violenza e anche di bullismo.
Quindi grazie veramente di questi messaggi che hai lanciato. Ne approfitto e ringrazio tutti coloro che ci hanno mandato i video, chi ci ha mandato delle immagini, delle fotografie, insomma, chi ha partecipato e che sta partecipando per rendere questa settimana importante, per toccare appunto e andare direttamente fino in fondo e mandare un messaggio legato al femminicidio e alla violenza. Grazie, alla prossima. Grazie.